esagerato un po' con i toni che ha utilizzato venerdì nella diretta Facebook nei confronti, insomma, di Salvini e anche della Meloni. Non credi che avesse dato dei toni? Credo proprio di no. Se dovessimo fare l'esame dei toni utilizzati da alcuni esponenti politici contro i meridionali, contro i napoletani, potremmo parlare per un anno intero. Mi sono limitato a fare delle osservazioni estremamente ragionevoli. Se tu strumentalizzi una festa che fanno gli sportivi a mezzanotte, dopo che hai organizzato tu 10 giorni prima una manifestazione a Roma in violazione di tutte le norme di sicurezza, credo che un motivo elementare di coerenza e di correttezza ti dovrebbe spingere a tacere. Secondo, non è possibile tollerare strumentalizzazioni. Si fa una festa in piazza con i tifosi, che c'entra la regione? Non c'entra assolutamente niente. Il tempo di questo sciacallaggio e di questa demagogia è finito. E soprattutto è finito in Campania, perché oggi la Campania cammina a testa alta in Italia. Ho ricordato a tutti quanti che noi siamo persone civili. Se avessimo dovuto fare demagogia rispetto a quello che è successo in Lombardia, avremmo davvero dovuto utilizzare parole di fuoco. Pensate quello che sarebbe successo in Italia se fossero morti a Napoli, in Campania, le migliaia di anziani che sono morti in altre parti d'Italia. Allora io rivendico semplicemente il rispetto della verità e dei fatti. Nessuna demagogia e partiamo dai fatti. I fatti sono che la Regione Campania ha retto. Abbiamo fatto uno sforzo enorme. Ci siamo salvati in Campania perché siamo partiti 15 giorni prima rispetto ad altre parti d'Italia. Abbiamo avuto un atteggiamento di grande rigore. Abbiamo chiuso quando in altre parti d'Italia si apriva e si brindava. Abbiamo affrontato problemi difficili quando a metà marzo non arrivavano a Napoli neanche le mascherine per il 118, abbiamo combattuto con le mani nude. Allora abbiamo, credo, fatto un lavoro importante che merita rispetto, tutto qui, nessun problema. Ha utilizzato come attacco anche il dire che è omosessuale, fondamentalmente. Auto? Lei ha detto a Salvini che è omosessuale, fondamentalmente. Ma chi lo ha detto? Ma perché dite queste stupidaggini? Schiena usurato. Usurato significa semplicemente che in politica c'è un fattore che si chiama fattore C, che è il fattore della fortuna. Usurato significa che nel giro di un anno hai perduto il 10% dei voti dalle elezioni europee ad oggi. Tutte queste interpretazioni mitico-allegoriche appartiene a chi le fa, non a me. Io ho detto semplicemente che quando uno organizza cose in violazione delle norme e poi fa il moralista, ha la faccia di bronzo, e mi pare che sia normale dirlo. L'usura riguarda la consumazione della fortuna, del fattore C. Ci capiamo, stiamo parlando di politica e quindi siccome nel giro di un anno credo che si sia perduto a parte di Salvini il 10% dei voti, mi pare che l'usura sia quella. Poi se volete fare interpretazioni appartengono a voi, non a me, e quindi vi inviterei a limitarvi alle parole dette, non alle interpretazioni che riguardano voi, non me.